nostra protetta, la Bella Donna, di proprietà di Rodrigo Hortales and Company. Ufficialmente è una nave spagnola, ma in realtà è un vascello francese. I francesi stanno portando un carico di polvere e cannoni a Georgia e ai patrioti al fronte. Delle navi coloniali dovevano scortarla lungo la costa, ma l'hanno lasciata indietro. È da allora che aspetta. Faremo in modo che Washington riceva quello che aspetta. Dov'è il capitano? Sono io il capitano. Siete in ritardo! Siamo arrivati il prima possibile. Troppo lenti! E cosa è successo alla scorta? La Randolph era salpata con noi. Poi, senza alcun preavviso, ci ha lasciati. Tipico. Per questo il secondo ha voluto che venissi a bordo. Partons! Salteremo solo quando saremo pronti. Qua? È pericoloso navigare da soli nell'Atlantico, soprattutto con un carico prelibato come il vostro. Dovreste essere felici di vederci. Ah, qui fa caldo. Al mio ufficiale non piace il clima freddo del nord. Ma parla seriamente? Occhi aperti, signor Faulkner. In questa nebbia chiunque cerchi la Bella Donna può piombarci addosso all'improvviso. Agli ordini, capitano. Non mi chiudo nemmeno un secondo. Gli inglesi ci attaccano! Ah! La potenza navale francese è evidente! Hanno abbordato la nave sbagliata! Ma perché gli inglesi sono qui con così tante navi? Non lo so, dobbiamo portare la Bella Donna fuori dal mondo. Capitano! Proteggete la Bella Donna! Venite tutti!
Ti aspettiamo! Abbordarla? Siete matto? No! Inglese a sapere della bella donna. Il comando inglese non ne sa nulla. Allora perché siete qui? Ci ha condotto qui un patriota, Nicholas Biddle. E Biddle per chi lavora? Credo che tu lo sappia, assassino. Vi ha detto il capitano. Li ha portati qui Nicholas Biddle. Lui ha... La Randolph. La Randolph? Ai vostri posti! Ordine annullato! Ci mostra il timone. Non possiamo lasciare in difesa la bella donna. Ma signore! È immobilizzata e vulnerabile. Lasciatela andare. Tanto ci rivedremo presto.
sua avversione al metallo, spiega anche perché, secondo la leggenda, Kid fosse invincibile. Con quel oggettino, vero? Beh, grazie alla...
Avanti, a prua!
bastardo, capitano! Ancora nulla? Verso nord. Starà macchinando. Dai ancora sopravvento, capitano. Di sicuro hai in mente qualche trucchetto. Signor Faulkner, apportiamolo a Randolph, a piccole armi. Abbattete l'albero maestro! Dall'altra parte!
voi! Regno di terrore sulla costa coloniale è finito. È per questo che mi hai dato la caccia? Perché mi credevi nemico della causa? Sei davvero stupido, come mi hanno detto. Hai causato dolore e sofferenza degli innocenti solo per il tuo tornaconto. Dolore? Sofferenza? Io li ho liberati. Ho eliminato i dissidenti e dato il potere ai patrioti. Che importa se sono diventato ammiraglio? Alla rivoluzione ne serviva uno e io ero l'uomo migliore. L'unico. Se non fosse per me, la Marina Continentale sarebbe ancora una flotta di zattere. Dite di sapere tutto, voi assassini, ma non vedete la verità. Basta. Aspetta. La
lascia che la Randolph scompaia con me. Non te la prendere. Ti prego. Ti prego. Non chiedo pietà. Solo di affondare con la mia nave. Non posso crederci. Non prendiamo la Randolph. È un temibile vascello, capitano. E Beagle? Hai avuto pietà di lui anche dopo che... Un po' troppo teatrale, forse. Ma una grande nave sprecata così. Che ne dici di un urrà per i ragazzi, eh? Vittoria per l'Aquila! Per la sua gloria! Urrà! 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 Ti fidi di lei? Ciecamente, capitano. Salve, io sono Amanda. Voi siete il capitano, eh? Allora, che sta succedendo? Qualcuno entra nel mio bar trafelato in cerca d'ufficiali e dopo pochi giorni mi giunge voce che lo spettro dei mari del nord si aggira di nuovo per l'Atlantico. L'Aquila è tornata e mi serve il suo aiuto. Nicholas Biddle ora naviga per i Patrioti al comando della Randolph. Ma attacca sempre la costa intorno a Nantucket, dicendo che brulica di lealisti. Dov'è adesso? Parli del diavolo? Vai sotto coperta, Mandy. Sarai più al sicuro. Voglio vedere che succede. Randolph sta attaccando un mercantile qui vicino. I tuoi ordini? Dobbiamo scoprire cosa vuole fare Beedle, ma in fretta. Cos'altro sapete di questo Beedle? All'improvviso il congresso gli affida una nave nuova di zecche. Il cocchiere inglese è capitano di un'ammiraglia coloniale. Qualcosa non torna. Per
traffiche, virata stretta! Mangiare a mezze vele! Il vento ci manderà a sbattere contro gli scogli! Vira! Possiamo lasciare questo mercantile alla mercé dei nemici. Perché Vigo fa questo? L'Antarctica sta con i patrioti! Dalle sue amicizie intuisco che i suoi veri alleati sono... Salva di salute per noi, ce l'hanno fatta. E ora? Seguiamo la razza.
inglesi dalla sagoma dei fiocchi. Dov'è la Randall? È fuggita, capitano. Ci hanno lasciati a combattere contro questa Germania. Ma è la tempesta che mi preoccupa di più. Non abbiamo scelta. Devi sparare tra un'onda e l'altra. Poi non saranno le cannonate ad affondarci. Non ho mai visto un tempo così. È raro, ma succede. È stato bravo. Ma il punto è un altro. Beetle dovrebbe essere un patriota. Allora perché aiuta la marina inglese in quel modo? Avrà dei vecchi amici? Come posso convincere il congresso che alla marina servono più navi? Questa serie di incursioni inglesi lungo la costa è sufficiente. Prima cannoniere a Beetle, ora questo. Beetle vuole diventare il primo ammiraglio della marina coloniale. Sta cogliendo l'occasione. Questo si chiama navigare, capitano. Ho visto tutto dal ponte cannoni. Cosa ci facevi sul ponte cannoni? Ti avevo detto di non correre pericoli. Sto bene, Bobby, niente paura. La gente di Nantucket ti è grata. E anche io. Bentornato.
È bello essere di nuovo in mare, ma quel cielo non mi piace affatto. A sentire voi, anche un bel tramonto porta cattivi presagi, signor Faulkner. Dove sono i corsari? Il mio intuito mi dice in rotta da Levante verso la costa. Mandy riferisce che alcuni vascelli inglesi si radunano tra questi scogli, minacciando Vinyard. Vele in vista! I posti di combattimento! Non è un'idea! Andiamo a proteggere! Il mercantile! Dobbiamo impegnare le cannoniere finché non raggiunge Vinyard! Ancora a lungo! Mine, capitano! Mine, capitano! Distruggile o sfruttale a nostro vantaggio! In ogni caso dobbiamo evitarle! A nostro vantaggio, come? Thank you.
dovrebbe essere al sicuro, ma c'è mancato un velo. Facciamoli fuori e riapriamo le rotte per Vinir. Forte abbandonato. Beh, è qui, signore. Siete troppo vicino a qui. Tempo non aspetti che... Abbandoniamo le torri! Per la manovra, esagerato questa volta. E questo è il problema. Perché gli inglesi dovrebbero minacciare Martha's Vineyard? Non ha valore strategico e la sua gente vive in pace. Temo che vi sia un'altra mano dietro quanto è accaduto. Templari. Ma per quale ragione non lo so. Ordini? Ho bisogno di tempo per pensare. Facciamo rotta verso casa. Inteso.
magnetico di discreta po-
suo oggettino, vero? Beh... Ammainate tutto!